Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Ciao Mimmo. Se avessero detto, nessuno ci credeva. Non ci credevate. Mai. Vabbè, mai. Andiamo avanti, va. Buongiorno Fallega, buongiorno zio Antonio, buongiorno, buon appetito a tutti. Sai, buongiorno, Mimmo, che Mimmo. Pedro ci ha fatto veramente il buon appetito oggi. È arrivato, si è presentato con un quintale delle pizze, pizzette, supplì. Ma che è la festa, che è, attenzione. No, Pedro Cicocco. Me te ne hai nascosto qualche cosa? Pedro Cicocco, l'abbiamo tenuto anche qualcosa per te, quando passi più tardi. Ah, ho capito. Beh, mettila nel freezer, di no. più. Sì. E conservarla bene bene. Come mai questa accoppiata così simpatica? Volevamo provare il rosso in diretta. Rosso. Sì, non è cambiata la voce, Gabriele? No, è sempre la mia. Sempre oggi la stessa. Sei ancora più... È pimpante? No, è ancora più... impostato, dici? Lambertoon del solito, dai. O no? No, dai. Dai. Mimmo, noi aspettiamo te per fare... Perché aspettate me? Per finire su Pripe, che fa? No, per fare la chiusura... Allora, non nominate Benatia, ecco, no. Nomina adesso non si nomina più, eh? Però no. le dichiarazioni sì. Farite. Bravo. Però voglio dire, è sempre così, piuttosto tu te chiede una cosa. Ma non c'era il problema al polpaccio questo che si allenava? Sì. Ah, improvvisamente ne era vera allora. Pare di no. Che dobbiamo in qualche modo non fidarci dello staff medico della Roma? Gliel'ha trasmesso, di quello che viene comunicato? Gliel'ha trasmesso a Bascia. Ci dicessero di Maicon. Perché comincia il campionato, Sabato Roma Fiorentina, ore 20:45, Stadio Olimpico. E Maicon non c'è, perché Maicon ancora deve fare un allenamentino. No. Come si deve. Io torno a ripetere. Questa è una cosa che io proprio non riesco a digerire, a mandare giù, come se possa in qualche maniera di vabbè, però sta facendo la preparazione. Comincia il campionato, sta a fare la preparazione. Ah vabbè, se va tutto bene, va tutto bene. Però siccome sabato c'è Roma-Fiorentina, io la vorrei vincere questa partita, se non vi dispiace. Ok? E avrei avuto piacere che fossero tutti a disposizione. Non che uno non ci sta perché è tornato 10 giorni fa dalle ferie e ancora se devi ricominciare a allenare. Il problema va bene, c'ha le ferie, se devi ricominciare a allenare, fa tutto a posto, ma perché ti alleni la squadra? Ce lo volete dire? Oppure dobbiamo fare qui la figura dei coyoti che se bevono che Benatia ci aveva il problema al polpaccio? Dai, per piacere, no? O no? Voi che bevete tutto? Beh no. Okay, anche perché perfetto. Guardando l'altra sera la partita tra Manchester City e Liverpool, c'era un certo Zabaleta che ha fatto la finale di Coppa del Mondo. Finale. Era in campo e anche ha giocato anche discretamente in forma. Sì. Però a me quello che fanno l'altri poi in qualche modo mi deve interessare poco. A me mi deve interessare quello che succede a Trigoria. Io so semplicemente che sabato comincia il campionato e Maicon non gioca. Ma è perché non gioca? Perché ha cominciato ad essere la preparazione. Se tu lo vai raccontando in giro una cosa del genere, te si mettono tutti a ridere in faccia. Ti si mettono tutti a ridere in faccia. Allora, ma però è possibile fare anche questo? Francamente a me non mi sta benissimo. Se a voi vi sta bene una situazione di questo tipo, però ditelo. E però ve fate di pure perché Maicon ancora non si allena con la squadra. Che problema c'ha? Di quale gravità è questo problema che c'ha al ginocchio? Ma io dico tutte queste cose perché se prende, e grattiamoci tutto quello che c'è da grattarci, un piccolo raffreddorino come è successo alla Juventus a Torosidis, tu non stai messo male, stai messo malissimo. Ok? Infatti, dice sì, trovo la soluzione, metto Florenzi, le cose, sì. Tutto quanto. Però è possibile cominciare così? Vabbè, comunque, se va bene così va bene. Sarà io che sto esagerato. No, mi hai fatto venire in mente. Se vince questa partita, chissà. Ma scherzi, mi ha fatto venire in mente che appena abbiamo saputo che non andava in Austria comunque, e l'abbiamo scritta questa cosa, perché appena saputo, convocazione un po' prima delle convocazioni, non c'era Maicon. Ma insulti a destra e a sinistra, capito, ma fai vacanze, ma che bel contratto, per quale motivo? Perché tu vuoi il bene della Roma? Certo. Siccome tu vuoi il bene della Roma e non butti la testa nell'ammassatoio, come si chiama, vuoi il male della Roma, sei uno che merita gli insulti. E io penso che invece è l'esatto contrario, L'esatto contrario, cioè a me interessa che la Roma sia una squadra forte, che sia competitiva per vincere lo scudetto, come ci hanno detto dall'inizio di giugno tutti quanti quelli che abitano a Trigoria, e mi interessa capire perché Maicon
siamo alla vigilia, praticamente inizia il campionato e ancora non ha fatto un allenamento come si deve con la squadra. Ma è possibile che io sia esagerato? Possibile che io chiedo troppo di sapere qualche cosa? Poi l'altro giorno è stato scritto sul Messaggero che c'era questo mistero di Maicon e il giorno dopo la società ha fatto un comunicato per dire no, sta facendo solo fisioterapia. Allora c'è un problema. Ma io non è che voglio parlare di Maicon, io voglio parlare della Roma, che a me sembra che qui, a forza di pensare a Benatiana Orta, a forza di pensare a Bascia o Balanta o a Manolas, qui ci stiamo un pochettino perdendo di vista che sabato c'è la partita, capito? Sabato c'è la partita, e tu la partita, caro Luca Fallica, la devi vincere, ma proprio col devi grosso così, per mille ed un motivo, quindi tutti i discorsi sul mercato, bravo qui, bravo là, cattivo qui, cattivo là, adesso mi cominciano un pochettino a interessare poco, perché c'è la partita sabato, c'è la partita, che è il compendio, senti che t'ho tirato fuori, mazzo, di tutto quello che tu hai fatto durante la preparazione, dal 15 luglio in poi. Sì, vabbè, ma è la prima, vale 3 punti come l'ultima, non cominciamo a farsi ragionamenti, queste cose qui, perché, lo ripeto, si è detto e sottoscritto da parte di tutti coloro che sono destinati per la Roma che questo deve essere un campionato tendente alla vittoria finale. Allora, se tu vuoi tendere alla vittoria finale, devi cominciare a vincere la prima partita, ok? Non ci sono altri discorsi. E quindi se tu vuoi tentare di vincere la partita, devi avere a disposizione tutti quelli che fanno parte della tua rosa. Se c'è qualcuno che sta male, va bene, lo si dice. Cassante, ad esempio, sta male, lo si dice. Struttman non sta bene, lo si dice. Su Maicon c'è un velo di mi fa dire una parola che non voglio dire, insomma c'è un velo di poca comunicazione, di mistero comunque sul giocatore, no, mistero no, perché è chiaro che si sta allenando piano piano, deve recuperare tutto quanto, però io avrei preferito, scusami se lo dico Luca, che questo lavoro di ricondizionamento atletico l'avesse fatto magari tipo una ventina di giorni fa e oggi era pronto per giocare in linea di massima, no? Scusami, adesso chiedo anche il conforto del professor Sio Antonio, ma non mi fa un pochino sorridere l'idea che c'è un giocatore che ha fatto il mondiale ancora non è pronto quando sono pronti tutti gli altri giocatori al mondo che hanno fatto il mondiale? No, allora ci deve stare qualche cosa, no? Compreso anche ad esempio Neymar che si è fatto male, è rientrato, si è rifatto male. Macchina, come direbbe qualcuno, appunto, no? Si è rifatto male, è rientrato. Anche ma allora io comprendo tutto e tutti, veramente, comprendo tutto e tutti. Siccome io vorrei, lo ripeto, che la Roma avesse la possibilità con tutti i suoi effettivi di poter concorrere veramente per quello che è stato detto, vorrei capire che qualcuno ci spiegasse per quanto ce n'avrà, quantomeno, no? Allora, dicessero, allora Maicon sta facendo un lavoro per cui tornerà a disposizione l'allenatore, si rimette in fila tra 5 giorni, tra 10 giorni, tra 15 giorni, ci sarà Empoli, non ci sarà con l'Empoli, giocherà col Cagliari, insomma un discorso di questo genere è troppo chiederlo? Luca dimmelo, sto chiedendo troppo veramente? No, non stai chiedendo troppo. Ma lo chiedo troppo. Io penso che la cosa interessi a tutti i tifosi della Roma, no? Stiamo parlando di un giocatore importante, stiamo parlando di un titolare. Forse sono esagerato, allora, mettiamoci un punto e parliamo d'altro, prego. No, noi andiamo anche con i più e i meno comunque di questa partita, perché ormai ci siamo, c'è ragione, cioè sabato c'è la partita. Domani è già, pensa, domani è giovedì. Sì, ma è come giovedì, se fosse. Quindi tra 48 ore conferenza stampa di Rudy Garcia sarà molto interessante. Molto. Spero che lui non faccia 0-0, spero che lui risponda a tutto quello che gli verrà chiesto, perché c'è bisogno che lui spieghi ai tifosi quello che è successo, quello che lui ha detto e quello che non ha detto, quello che si è verificato e quello che non si è verificato. Io avevo sperato molto, insomma, chi ha la bontà di seguire questo spazio radiofonico lo sa, io speravo veramente che lui quando disse quella volta a Benatia resta qua avesse la certezza di quello che diceva. Poi ricomincio a parlare Benatia, ma soltanto perché mi interessa che Rudy Garcia sia, come posso dire, tranquillo e sereno e soddisfatto, perché lui è uno dei punti di forza della Roma, è uno di quelli che possono fare il bene della Roma, che sicuramente concorreranno per fare il bene della Roma. Io spero che lui sia nelle condizioni
da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche psicologico, mentale, di poter rendere per il meglio. Lo spero fortemente. Però sai, le ultime dichiarazioni di Garcia, forse non le ultimissime, ma insomma sono state di un certo tipo, poi sono successe determinate altre cose. Certo, tutto può succedere, l'abbiamo sempre detto quando il mercato è aperto, però secondo me sarà importante spiegare ai tifosi tutto quello che è successo. Senti, mai con nota dolente abbiamo detto, quali altri per la partita, quali altre note dolenti e quali altri invece punti di forza? Intanto tu ci avrai una difesa che è completamente stravolta, inedita, nuova, sì, impensabile, no? Se a te avessero detto alla fine del passato campionato che la Roma poi si sarebbe presentata la prima del campionato successivo con Rosidis, Manolas, Astori e Cole, tu dici vabbè, ma smettila con l'alcol, gli avresti risposto, no? E quindi questo comunque è un punto da verificare, da capire bene. Insomma, è un reparto che insomma fino a questo momento la difesa non ha certamente brillato, anche perché è poco coperta dai centrocampisti, però per 4-4 unità, insomma, sono la prima volta che giocano insieme, metteci pure il portiere che sta lì comunque, magari ha degli altri compiti. E quello secondo me rappresenta un punto interrogativo. Poi centrocampo, se giocano quelli che tutti noi pensiamo, cioè Nainggolan, De Rossi e Pjanic, c'è un centrocampo collaudato, con la speranza che ritrovino i tempi e le geometrie quelle giuste, quelle della passata stagione. Davanti c'hai una scelta importante, cioè nel senso hai ampia facoltà di scelta, quindi hai un'ampia importante facoltà di scelta. Credo che difficilmente, se non ci saranno colpi di scena, non giocherà Totti, difficilmente non giocherà, quindi io lo vedo in campo. Penso che una delle 11 maglie sia sicuramente appannaggio di Gervinho, perché è il giocatore Rudy Garcia. E mi tengo un filo di dubbio tra Florenzi e Turbe, per tutta una serie di motivazioni. E però poi la squadra sembra abbastanza apparecchiata, no? Però è una squadra inedita nel suo complesso. Condizione atletica, Mimmo? Ma sai, la condizione atletica durante il periodo di preparazione me l'ha spiegato tanti anni fa ormai il professor Bertelli, che tu conoscerai benissimo, no? Miseria, ancora gli devo fare i complimenti. Lascia bene. E comunque è uno di cui io mi fido, perché è uno che ogni anno vince il premio come miglior preparatore atletico del calcio italiano. Adesso è andato anche in nazionale con Antonio Conte. Quindi mi spiegava che quando è il periodo di preparazione, la brillantezza che tu magari non hai, improvvisamente te la ritrovi il giorno dopo, che tu sembravi un morto che camminava per il campo. E quindi io non lo so come sta oggi la Roma. A me è sembrato che non stesse benissimo, però manco malissimo, e probabilmente tutto dipendeva o è dipeso dal tipo di preparazione che è stata fatta in questa prima parte della stagione. Io non mi aspetto una Roma poco preparata. Il mio timore è che ci sia in campo una squadra che faccia fatica a giocare insieme, perché ci sono tanti giocatori nuovi. Se tu pensi soltanto, allora, poniamo caso che possa andare in campo i Turbe dall'inizio, sì. I nuovi, proprio nuovi, nuovi, nuovi sarebbero quattro. Tre o quattro, sì. Astori, Manolas, Cole e i Turbe. Certo, quattro, sì. E 4 su 11 non sono pochi, non sono pochi per una squadra che era riuscita a trovare una quadratura importante, che aveva imparato a giocare in un certo modo, che era un modo semplice apparentemente, ma in realtà complicato, perché la semplicità poi non arriva mai attraverso le cose facili, ma anzi la semplicità è il frutto di cose difficili. E quindi sai, quattro uomini è una specie di mezza rivoluzione rispetto alla squadra dello scorso anno, quindi ci sarà bisogno ovviamente di capire tante cose, ad esempio se, come sembra, andrà in campo la coppia centrale in difesa Manolas-Astori, cioè sono due che se si incontrano per la fine di ieri manco si conoscevano.
E quindi c'è bisogno che si capiscano, che capiscano bene quello che vuole da loro Garcia. Insomma, ecco perché io ti dico, pensiamo a Roma-Fiorentina, pensiamo a Roma-Fiorentina, poi si arriva a Bascio, arriva a Balanta, arriva a Podolski, arriva, che ne so, ditene un altro voi, Chirichessa, chi volete voi. Io da adesso in poi, o fino a sabato, voglio cominciare a pensare alla partita. Sì, il mercato è giusto, ma insomma, qualcosa ancora succederà, lo sappiamo tutti alla perfezione che ancora qualcosa succederà. Mimmo, abbiamo sempre sottolineato il fatto che il gruppo fosse importante, il carattere, la concentrazione. Sabato ci presentiamo senza alcuni pilastri di questo argomento, cioè Maicon, Benatia, Kevin Strootman. Come si supera, come si bypassa questo problema? Beh, insomma, con tutto rispetto ovviamente, no, che io ho per tutti questi calciatori, però non voglio dimenticare assolutamente che comunque in campo andranno, diciamo al 100%, facendo gli scongiuri, due giocatori come Totti e De Rossi, che qualche cosina, quando hanno la maglia della Roma sulle spalle, insomma, ci mettono sul piano di quello che ci deve mettere un calciatore all'interno di una partita. Però sono giocatori importanti quelli che tu hai nominato, e lo scorso anno forse a un certo momento non erano diventati così importanti, perché anche attraverso il loro modo di stare in campo era cresciuta complessivamente la squadra, e io spero che la squadra sia cresciuta, però sai, tu non puoi mai dirlo prima, e non puoi mai prevedere quello che poi potrebbe accadere, soprattutto nella prima di campionato, perché tutto quello che tu hai fatto l'anno precedente potrebbe non significare più niente, perché sono passati tanti mesi. Quando si dice, no? Quante volte si è detto anche per la Roma della passata stagione, mannaggia che arriva la sosta, no? Perché la squadra sa giocare così bene che mo magari questi 15 giorni, no? Quante volte è stata detta una cosa del genere? Pensate, 1, 2, 3 mesi durante i quali sono accadute un sacco di cose. Quindi la Roma che andrà in campo sabato sarà una Roma, mettiamocelo in testa subito, completamente diversa da quella che ha finito la passata stagione, o meglio diciamo fino alle ultime tre partite finali, perché poi le ultime tre di fatto non sono esistite. Quella prima sarà una Roma completamente diversa, con la speranza che sia una Roma altrettanto forte, però sicuramente sarà una Roma diversa, perché quella Roma lì non esiste più, esiste un'altra Roma che è fatta da altri giocatori. Lo ripeto, nel caso in cui dovessero giocare quelli lì sarebbero 7 vecchi e 4 nuovi, e 4 nuovi sono tanti in una squadra che aveva raggiunto un determinato equilibrio, sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista, diciamo così, mentale. Sto cercando semplicemente di dire, se ancora non si è capito, di fare grande attenzione a questa partita di sabato, perché non è una partita facile per il valore dell'avversario, e perché tu sei una squadra che in questo momento sta di fatto ricostruendosi, perché la squadra che andrà in campo sabato non ha avuto la possibilità di provare per settimane e settimane prima di questo appuntamento, e sarà una squadra che probabilmente manderà in campo un giocatore che soltanto ieri si è presentato a Trigoria. Quindi è chiaro che un qualche problema, qualche difficoltà nel piano della costruzione della squadra e quindi del gioco ci sarà. E vabbè. No, ma sono annichilito. No, sono tutte le cause, sì. I dubbi che ci siamo portati dietro in questo precampionato. Tu hai detto 15 luglio e da lì non abbiamo lì si sono radunati, si sono sì, e non abbiamo mai visto la Roma, ma non della scorsa stagione, anche del precampionato scorso, quella sì, Roma che voglio dire una cosa. Sì. A me mi può frega poco questo, Luca. Nel senso che se poi io comincio a vedere la sabato, ma scherzo. Benissimo. Ma certo. Benissimo. Però io spero, questo lo spero fortemente. Però sto cercando semplicemente di dire che è arrivato il momento di lasciar perdere magari un pochettino le cose di mercato, ma lo dico a te, lo dico a Gabriele, ma insomma, nel senso, ricordiamoci che c'è una partita sabato, una partita importante che comincia il campionato. Si è parlato pochissimo fino ad oggi della partita di sabato, pochissimo. Ci siamo trascinati la telenovela Benatia, ci siamo trascinati altre telenovele legate a altri giocatori, abbiamo parlato sempre soltanto di mercato, forse c'era da parlare soltanto di quello, io penso di no.
Io spero soltanto una cosa, che mentre noi stiamo facendo tutte queste chiacchiere, mentre noi abbiamo fatto tutte queste chiacchiere, a Trigoria abbiano pensato a lavorare, su questo non ho dubbi, assolutamente. Però mi rendo conto che se poi ti arriva Manolas di martedì, no? È sempre la partita sabato ci sta. E sempre tre allenamenti ci avrà. A proposito dei centrali, ci fermiamo, Mimmo. Fermiamoci, e, poi, e poi rientriamo con quel che manca del mercato, con il dubbio Basa, Balanta, Chirikes. E ti faccio una domanda, così ci pensi pure durante la pausa. Sì. Se tu potessi scegliere a questo punto, prenderesti più un altro centrale o un altro esterno? Ok, andate in pausa, okay, va. Pausa. Andate a rinfrescarvi. Vai. Mimmo, ci sei? Presente. Eccoci Mimmo. Qui. Eccoci allora, qui. Ci abbiamo pensato, un conclave. Sì, ci siamo riuniti in un conclave qui fuori, c'era anche Pedro e abbiamo detto possibilmente Pedro. E fate entrare Pedro un attimo. Pedro! Ti vogliono. Chiamate Stefano. Chiamate Pedro, dai. È in riunione. E abbiamo... Se non è... vabbè, allora non può entrare. No, scherzando. Vabbè. Ma che scherzi. E abbiamo detto... Ne abbiamo deciso tutte e due. Perché... Sì. È perché ci servono tutte e due. Sia un centrale che un esterno. Io credo che l'esterno sia... Io pensavo che voi mi rispondevate due esterni, no uno. Vabbè, un esterno che sappia fare la doppia fascia. Ok. Secondo voi, vi faccio una domanda proprio brutta a sto livello, secondo voi serve più uno a destra o uno a sinistra? In questo momento forse più uno a sinistra. Penso io di aver risposto uno a destra. Attenzione. Tutto così disse, mi dà garanzie. Florenzi, devo dire, non si è comportato male lì sulla fascia. Quindi ti devi adattare, diciamo così. Sì, il secondo sì. Nel senso che se non è Torosidis è Florenzi, quindi un adattato. Però ce lo può dire Stefano. Aspetta. Ciao Mimmo. Che sorpresa. Mimmo. Allora, amore mio. Sospigna per te, dammi a Roma, va. Come ricordi l'amichetto tuo? Me lo ricordo. O pontifica, capito? Pontificano tutti. Sono tutti pontificatori. Bel gruppetto lì. Cioè. Ammazza, ce n'è uno da Roma. Meraviglioso. Meraviglioso. E parlano solo ed esclusivamente della Roma. Ma come è stato fatto? La più cosa più bella è stato quando ho letto ieri uno, l'altro ieri, che ha detto peggio. Odio peggio di Utterino, credo pochi. Ma il famoso nano ghiacciato. Ah, bene, sì. Che ha detto basta, Benatia non si merita la Roma, se ne va. Ma che te frega a te? Cioè, ha aggiunto anche non merita la maglia della Roma. Tu che cosa ne sai? Ma che ne sai? Ma roba da matti. Io sono fuori classe proprio. Non so chi è. Fuori classe del microfono, diciamo così, senza roba, mai andare allo stadio, ovviamente. Roba da pazzi. Mimmo, com'è la Pedro, stavamo dicendo, Pedro, io dicevo che sono preoccupato perché ti sembrerò pazzo, ma perché manca Maicon, cioè nel senso che trovo allucinante che ci sia un calciatore che ha fatto la finale del mondiale, quello al terzo e quarto posto, il giorno prima della finalissima, ed è l'unico al mondo che ancora non si allena. Ma è chiaro che ci stanno a prendere in giro, no? Sì. Ma non dico a noi, a me, a te, a Luca, Gabriele, cioè io vorrei che venisse spiegata ai tifosi perché Maicon ancora non si allena, perché lì c'è un problema perché lì sono pochi. E dall'altra parte magari sono di più, ma al momento diciamo non hanno dimostrato, no? No. E allora se tu avessi avuto la possibilità di avere un Maicon buono, potevi anche optare per la soluzione Torosidis sulla Sinatra. Ad esempio. Se vedi che quelli che sono stati preposti in questo momento non ci sono. Però la partita contro la Fiorentina, che è la prima, e tu lo sai per grandissima esperienza, è una partita importantissima, non perché si tratta della Fiorentina, perché è la prima la prima dopo un'estate particolare, è la prima dopo un campionato particolare, ed è la prima di campionato e poi avrà una sosta. Sì, che significa che ti porti che dietro che tu per 15 giorni o l'euforia ti porti dietro il risultato di Roma-Fiorentina, cioè che poi speriamo insomma che sia l'euforia, se no ti porti dietro amarezza, no, rimpianti, esattamente.
Sì, io sono, devo dirti che nel giudicare poi per carità bisogna pure stare attenti, perché stamattina, no, nello spazio che tu sai, che poi sono nostri amici comuni, no, io faccio un intervento, ma è subito, è bastato che cioè chi, Dario ha le sue posizioni, mm-hmm. Augusto ha le sue, io ho le mie, poi fondamentalmente io ho le tue, Pedro, che è successo? Fondamentalmente abbiamo d'accordo, no, c'è stata una valutazione che Dario va facendo da tempo sugli autofinanziamenti, no, che è sempre un modo di riferirsi a realtà precedenti, che a me mi convince poco il termine, perché io penso che tutto il mondo si autofinanzia, nel senso che anche noi ci autofinanziamo con i soldi che guadagniamo, che se spendiamo di più diventa un guaio, no? Oppure ammesso che spendiamo di più, ci dobbiamo rivolgere ai, come tu sai, generosissimi istituti di credito, alle finanziarie, che poi i soldi li rivogliono e quindi li devi dare. Quindi insomma, comunque continui a autofinanziarti, nel senso che poi devi trovare i soldi per pagare le rate del finanziamento che hai avuto. Quindi questa qui vuol dire autofinanziamento, tutti sono autofinanzianti, sino anche persino gli sceicchi, perché non è mica detto che quando se ne vanno, siccome hanno speso 300 milioni di euro di campagna acquisti all'anno, poi dice vabbè, la cosa la danno gratis perché hanno smesso di giocare. No, quelli vogliono recuperare poi quello che ci hanno messo, no? Sai che Abramovic addirittura c'ha una carta che stabilisce che tutto quello che lui mette nel Chelsea lo anticipa, lo presta, poi quando esce lo rivia, lo riprende, ecco, diciamo. quindi insomma, altro per dire, alla cos'è autofinanziamento pure quello, no? Ecco il discorso. E poi insomma, se si fa il paragone con le precedenti gestioni, è evidente che insomma una volta i giocatori si sono venduti purtroppo per iscriversi al campionato, adesso oggettivamente succedono altre cose, ma questo è un discorso poi banale, perché io, però, detto tutto questo, faccio questa premessa secondo me doverosa, perché poi sennò sembra che uno, perché se tu dici la Roma non so se si è rinforzata, no? Perdendo il miglior difensore del campionato, dice beh, ma sei pessimista, ma che... No, non è che sono pessimista, io faccio un'analisi. A me mi piace da matti Manolas, ma non lo so come vale Manolas, l'hanno presa a 3 giorni dall'esordio, è un po' complicato, è un pochettino, no? È il punto che dice, ma anche il coso, anche il Bayern di Monaco ha preso Benatia e sta già alla seconda giornata, ho capito, ma anche se non gioca Benatia mi pare un po' più attrezzato della Roma in linea di massima. Ma se non si fosse matto male Cavi Martinez, il Bayern l'avrebbe preso Benatia. No, non prende mai. No, sarebbe mai rimasto qua. Qui Benatia. Era un bel problema. Scusate. No, il problema vero, secondo me, il vero problema è che manca Gastan adesso. Questa è la cosa che, e io credo che sia la vera angoscia di Garcia. Perché dicevo prima, sai che se andrà in campo la formazione che insomma noi tutti pensiamo, con la difesa, 4 nuovi che non si sono mai visti, a parte Dorosidis e Manolas, ma insomma si sono visti però Atene, Manolas, Astori e Cole. Certo. Insomma, è un po' diversa da quella dello scorso anno. Direi. E quindi lì ci sono dei punti interrogativi. E poi io poi vorrei chiederti a te, ecco, per quale motivo cioè non dico da Cafu Candela, perché abbiamo due Cassetti e Tonetto, cioè qui non si riesce più a trovare Terzini. Cioè io mi sarei comunque posto un problema alla sinistra. Perché a destra c'ho Torosidis, se Maicon poi mi garantisce però di giocare, certo, che ci abbia voglia di giocare. Bisogna capire bene. Anche come sta, oltre al ginocchio, come sta messo col portafogli. Esatto, però diciamo che il problema principale da quello che so io è il ginocchietto. Ma il ginocchio ce l'aveva pure l'anno scorso, però che sì, era farlucchino. Lui no, però ha fatto due allenamenti. Scusami, ma faceva due allenamenti a settimana. Assolutamente. Compagni, gli altri, però quest'anno tu c'hai due competizioni. Sì. Che fai? Ne gioca una perché due ne ha fa falle. Allora lì c'è un problema o no? È un problema. Bisogna andare a prendere, secondo voi, un esterno a destra o no? Sì, per me sì. Ma che sinistra? Dobbiamo sempre sperare che il professor Torosidis stia sempre bene. Certo. E non stiamo parlando di Dani Alves, no, di mai con dei bei tempi, no, purtroppo, con tutto no. Rispetto. No, bravo giocatore, ma insomma, per me è più forte. Uno che non te fa morire, ma manco te fa campa bene, diciamo, esatto, no? Sì. Da 6.5, da 6, diciamo, da 6. Toro ci sta simpatico, insomma. Lì un pochettino di perplessità / timori per quanto riguarda il reparto difensivo, io ce l'ho. A sinistra sono certezze, nel senso che stiamo messi male, che poi, cioè, nel senso che Colla non è ovviamente una sega, ma è un giocatore molto complicato per il campionato italiano, secondo me, in assoluto, come caratteristiche. No? Io Emanuel, so se ha capito perché è stato preso, no? Sì, vabbè, meno una cosa buona a fare, già fatto una cosa bellino, buona. Mimmo. No, l'ho detto ieri proprio in diretta. Ah, sì, scusa, per arrivare a Manolas. Come Sibillino? Sei un po' Sibillino. I Monti Sibillino. Io ieri ho detto che se la Roma non avesse preso Emanuelson non avrebbe poi preso Manolas. Quindi meno male che ha preso Emanuelson. Però poi il problema si ricorda rimane. Tanto, sai che cosa? Fabio Simplicio Adriano. Ah, come no. Ve lo ricordate? Come no? La magnifica scommessa. Ecco perché
il timore mio era che, avendo preso Story, c'era il rischio che poi andavi a prendere pure Tom. Sì, eh sì, che gira per un discorso, no? Certo, triangolini, eccetera, eccetera. Invece per fortuna lì abbiamo... No, insomma, adesso per fortuna, diciamo, no? Ma io proprio no, io... Perché non si sa mai come va a finire la faccenda. Però io sono contento che Destro sia rimasto. Ieri, chi c'era? Il professor Ziantoni? Sì, sì. Collegamento c'era ieri? Certo, sì, sì. Ieri mi sono divertito a dire una cosa maligna, eh? Non so se te la ricordi, caro Gabriele. Ho detto che, avendo ascoltato il giorno prima Peppe Di Stefano di Sky, Come no, raccontare sì, che... lui diceva della cessione di uno tra Benatia e Destro, che l'aveva detto Gagliani. Ovvio, e chi gli aveva detto? No, ieri Gagliani è stato intervistato a Sky e diceva sì, sì. No, la Roma ha venduto Benatia, non vende più Destro. Ha detto la stessa cosa, certo. No, non è che ha detto la stessa cosa, ha detto quella cosa. No, che ha detto la stessa cosa. E non è la prima volta che ci dà notizie Gagliani, perché ci ha anticipate diverse. Soprattutto perché Gagliani è uno che poi, che cosa fa? Se tu lo sai perfettamente, c'ha i suoi giornalisti di riferimento, sì, gli le dice a loro le cose e diventano ufficiali nel momento in cui le dice X o Y. Allora, io cercavo semplicemente di dire ieri che se l'aveva detto questo ragazzo di Sky, che vive praticamente con Gagliani, che adesso non si muoveva da Roma e sicuramente non andava al Milan, c'era da credergli, perché non erano parole sue, erano parole di Gagliani. E guarda caso, ieri pomeriggio a Sky, Gagliani in mezzo ai tifosi, quando è stato lì tutta sta sceneggiata messa lì, no? Perché sono bravi, sì. Sono bravi. No, sono bravissimi. Al Milan sono bravissimi, no, dai. Non che non siano bravi alla Roma, per carità, non sto dicendo questo. No, però al Milan sono i campioni del mondo della comunicazione, e poi basta vedere chi è il presidente, no? In qualche modo per averne la certezza. Hanno messo Gagliani in mezzo a un gruppo dei tifosi. Dottore, chi prendiamo? Torres? No, 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 prendiamo Destro. No, Destro no, perché hanno venduto Benatia, quindi non vedono più Destro. Sì, è un'intervista quella, eh? Sì, sì. Ci ha voluto dire esattamente quello che voleva dire. E l'ha detto. Lo so, bravi, perché è la vecchia scuola bravi, politica. Dai. Ti ricordi i vecchi congressi politici, no? Cioè, si parlava, certo, c'era il cretino che si alzava e faceva il contestatore. Prego? Il contestatore finto. Ah, che diceva, certo, una serie di minchiate terrificanti. E veniva travolto dall'enfasi oratoria di quello che rispondeva: no, perché non è vero questo. E questo faceva fino allo scemo, ma era uno pagato per andare a dire delle cose. E loro hanno questa capacità. Belli Berlusconi. Non volevi entrare, Pedro, ma ti rendi conto? Ve posso fare una domanda? Però quello, no, io volevo solo chiudere il discorso dell'autofinanziamento. Aspetta, per dire, devo parlare io. No, prima. Ma per dire, sì, poi mi taccio. Nel senso, io prendevo. Avete fatto sta bandiera della Danimarca, eh? Io per due terzi. Anche Polonia un po'. Sì, sì. Io piavo due terzini. Prendevo due terzini e la cosa che più mi avvilisce è sentire, ecco, i discorsi di Gagliani di ieri, che noi ci hanno spiegato, è stato ripetuto anche recentemente, e quest'anno non c'era questa esigenza in qualche modo di recuperare quattrini, no? Cioè, se la Roma può fare anche paglia acquisti, poi invece se non vendi Benatia, forse vendi Destro. Diciamo che era molto probabile. Calmatevi, e faccio il domandone del secolo. Sì. Il mercato perfetto dei Sabatini, primo giugno iniziava, secondo voi, preso i turbe, preso Story, preso quelle che doveva prendere, chi doveva dei tre, ci rimetto tutte Destro, e tre, Ljajic, Benatia. Destro, Ljajic o Benatia, chi avrebbe voluto vendere? Ha voluto, non lo so. Chi avrebbe dovuto? Nessuno. No, voluto. Io sono d'accordo con Stefano, dico che non so, per quello non che so io, diciamo che il giocatore meno amato di questi tre da Garcia è Destro. Più di Ljajic. Cioè l'hanno amato nel senso che dice che non è adatto a giocare il calcio suo. Sì, esattamente questo. Mentre invece lui Ljajic rivede Hazard, potenziale falso 9 alla Totti. Anche Hazard. Tant'è vero che lo fa giocare sempre più arretrato, che Ljajic gioca bene quando non c'è Totti. Perché probabilmente lo fa giocare più molto spazio, c'ha più libertà anche mentale, non lo so. È più palla perché Totti e Ljajic sono più palla sui piedi, e quello ce ne deve avere uno. Ma il centravanti ideale tra quelli prendibili, Mimmo, qual è per Garcia secondo te? Quelli prendibili, Benzema, non lo so. Io adesso non vorrei toccare un argomento che diventa un brutto argomento, nel senso che tanto appartiene alla categoria dei sogni, ma visto Manchester City Liverpool e visto cosa è diventato Jovetic da centravanti, mazza, capisco far centravanti adesso. Sono andati ad esplorare la situazione là, capito? Cioè, hai visto mai che
No, cioè questo lascia perdere. È una roba esagerata. No, ci hanno provato, hanno sentito. Adesso non si può più fare, soprattutto dopo quello che ha combinato la partita contro il Liverpool. Ma a proposito di Liverpool, io devo fare un'altra domandina a te. Dai. Tu sacrificheresti Ljajic, visto che abbiamo parlato di Jovetic, Manchester ha stravinto, ha fatto anche un ottimo precampionato. Ma ecco, invece andiamo sul Liverpool. Tu scambieresti Ljajic destro per Sterling e Sturridge? Tenderei a dire di no. Io lo farei. Tenderei a dire di no. Non ti piacciono? Non mi fanno impazzire. Non mi fanno impazzire. Sono i nuovi York e Cole. Tanto hanno preso quell'amichetto vostro Super Mario, quindi comunque qualcuno dentro la deve buttare. Chi hanno preso, scusa, quell'amichetto vostro? Super Mario. Balotelli. Ah sì, certo. Balotelli, certo. Si può dire Super Mario? Sì. Faranno un tridentone. Chi ha preso Sanchez? No, l'Arsenal. L'Arsenal. Ti piace? Perché c'è De Podolski l'Arsenal, no? Ti piace a te Podolski? Non mi fa impazzire. Manca a me. Non so se è un attaccante o una punta esterna, non ho mai capito. Non usa manco. È solo quel piede? Solo un piede. È una fissazione. Poi Lucas, già abbiamo Skorupski, quindi non vedo che bisogno ci sia di prendere un altro Lucas oltre a Lucas Fallica. Quindi segna solo un nazionale poi. Esattamente. Il gol peraltro. Mi sembra che non sia neanche tanto titolare, visto che No. Forse c'hanno qualcosina di meglio. Però bello quando si parlava in polacco con Kluse davanti per non farsi capire. Parlava in polacco. Ma certo. Beh, ognuno fa quella, c'è chi si copre la bocca, no? Per fare così, c'è chi usa il telefonino, il walkie talkie. Gli ha detto Tomaszewski a un certo punto, non ci ha capito più niente nessuno. Tomaszewski gli ha detto. Era forte, lo ricordi? Ma manco tu ricordi di parte. Tomaszewski, quello che giocava con la fascetta, me. Sì. Certo, Arnato. Non lo ricordo. La fascetta è il portiere della Polonia. Come no. Ma davvero? A sé? Era il portiere della Polonia. Lo dico a Gabriele. No. Proprio lui. Ma quella Polonia me la ricordo tutta. Vabbè, allora, visto che c'è Pedro, poi magari entro questa settimana non mi capiterà più, Se voi poteste scegliere 1-0 sabato, ovviamente per la squadra di casa, marcateur Totti. Totti. Anche se aspetta, tanto il capitano poi si viene fregato. Manolas, manca lui. No, vorrei go sui Turbe che si presentasse subito con cross dei Turbe god Manolas. Ma Manolas qualche golletto lo faceva. Che beh, anche quello importante in Champions contro il Paris Saint-Germain. Irrompe. Vi ringrazio, poi me lo chiesto a me. Tu Mimmo, tu devi chiudere, noi abbiamo chiuso, adesso tu chiosi. Sta chiudendo il collegamento da quello che ho capito, no? Tu chiosi adesso. Daniele. Tu chi vorresti? Mi conosci troppo bene, caro Pallica. Troppo. Da io come l'anno, per il riferimento all'anno scorso, che perché vorresti un inizio? Perché mi manca 1-0 per Roma con De Rossi Olimpica. Un altro pianto di Sabatini poi sarebbe. L'anno scorso. Se poi dovesse essere prodromo. Quello che poi è successo successivamente al gol di Rossi a Livorno, bene. No? Ma lì perché piangeva? Perché si era scottato le dita con le sigarette come i ladri di biciclette. Ne sono state dette. Mannaggia. Che meraviglia. Senti, ma quello è il nuovo sponsor della nazionale, scelto personalmente da Vecchio, portato da Vecchio. Chi è? Chiquita. Beh, perché sarebbe molto spacciato un sacco di soldi. E il bullino blu glielo da Marino. Possiamo chiudere qui? Direi di sì. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Ogni partita è una vittoria. Ogni romanzo.